Ben ritrovati a Nautilus, siamo sempre a Roma, questa è l'Università Roma 3 che ci sta ospitando questa settimana. Oggi partiamo da un documentario, Il corpo delle donne, è stato cliccato 5 milioni di volte in rete, infatti parliamo di media e lo facciamo con la sua autrice, Lorella Zanardo. Benvenuti a bordo! Lorella Zanardo, laureata in lettere straniere, è giornalista, docente e studiosa di paesi medio orientali. Fa parte del comitato direttivo di un'organizzazione internazionale di donne professioniste. Da diversi anni scrive e si occupa di tematiche femminili. Indignata per la rappresentazione della donna nei media, vorrebbe nuovi occhi per la TV. Questo è il foyer dell'Aula Magna, qui oggi parleremo di media, parleremo di come la rete possa aiutare un attivista, di come grazie alla rete un documentario possa diventare un culto. Lo facciamo con la nostra ospite Lorella Zanardo. Ciao Lorella. Ciao. Abbiamo fatto questo gioco scenografico qui all'università. Ciao. Ancora ci stiamo chiedendo cosa faccia questa parete qua in mezzo, ma ci piaceva. Tutto bene? Tutto bene. Tutto Stai bene. Prendendo appunti nei tuoi libri. Sto prendendo appunti, ripassando. Da dove, parlare di media con una blogger sembra quasi banale. Intanto ti piace molto questa definizione, blogger, che è molto moderna, ma è molto legata a quello che tu fai. Sì, mi piace perché io mi sento di avere un'indole divulgativa e questo credo di farlo bene. E il blog serve proprio a questo, cioè a diffondere dei messaggi importanti e anche a innalzare il livello di consapevolezza su alcuni temi, per esempio sull'educazione ai media. Il corpo delle donne è il titolo del tuo blog, è il titolo anche del documentario che grazie alla rete ha avuto migliaia, centinaia di migliaia di click. Parto dal titolo, il corpo delle donne, quando forse invece è proprio il corpo delle ragazze o il corpo dei ragazzi che dovrebbe essere anche il centro del problema. Sempre più spesso gli adolescenti sono vittime, sono succubi di tutte le tematiche legate comunque al sessismo, delle tematiche legate alla strumentalizzazione del corpo. Sì, è così, infatti quando ho scritto Il corpo delle donne io avevo nel cuore quello che mi era accaduto, cioè io ho vissuto anni all'estero e quando sono tornato ho fatto un semplice gesto, ho acceso la televisione. Bisogna subito dire che quello che ho visto non si vede così facilmente in altri paesi europei. Quello che stupisce gli osservatori stranieri è la quantità di immagini, di stereotipi sessisti che passa alla nostra televisione, ricordiamo sia privata che pubblica. Quindi da subito mi sono resa conto che quello che era importante fare era da un lato chiedere una televisione migliore che ci rispetti e ricordo sempre a scuola che negli anni 60 la RAI insieme alla BBC erano considerate le due televisioni migliori al mondo, quindi noi siamo molto bravi italiani quando vogliamo, no? Italiani e italiane. E dall'altra non consegnare ulteriori generazioni ha una visione inconsapevole della TV, quindi quello che, di cui c'è bisogno è l'educazione all'immagine per proteggersi dalla proposizione ossessiva di stereotipi che influenzano molto le ragazze, ma ultimamente anche i ragazzi. Ma solo la televisione, che tra l'altro forse è uno dei mass media che ragazze e ragazze stanno di fatto un po' abbandonando a favore della rete, o comunque c'è anche tutto un altro mondo di immagini, penso videoclip, penso alla cartellonistica, penso ai videogames, quindi forse bisogna avere un occhio attento a 360 gradi. Infatti all'inizio il nostro corso, il nostro progetto si chiamava Nuovi Occhi per la TV e dopo è diventato Nuovi Occhi per i Media perché ci chiamavano i docenti da tutta Italia e ci dicevano: abbiamo bisogno di strumenti per decodificare la televisione, per decodificare le immagini che arrivano da internet, per decodificare la pubblicità e anche la cartellonistica, così come i videoclip, no? Nello stesso modo, per esempio, noi se guardiamo i videoclip di molti rapper, moltissimi rapper, in particolare americani, hanno un uso del corpo delle donne assolutamente passivo, oggettivizzato, dove le ragazze hanno un ruolo da veline, qui assolutamente subordinato. Quindi quello che è importante fare non è tanto criticare, quanto attrezzarsi a vedere
capire la telecamera perché si sta muovendo così, perché un uomo viene inquadrato in volto quando parla e una donna invece viene inquadrata nelle sue parti erotiche, diciamo, o che possono avere un richiamo sessuale. Questo non per condannarlo, ma per essere consapevoli. Dobbiamo sapere che se mentre, per esempio, io adesso sto parlando con te e a casa vedono il mio volto, le mie mani, il messaggio viene potenziato. Se mentre io parlo con te la telecamera dovesse inquadrare il mio seno o i miei glutei, chiaramente il messaggio viene depotenziato. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Qual è stata la forza dirompente del corpo delle donne? Tu non hai fatto altro che far vedere quello che passa in televisione quotidianamente, però è stata la quantità, è stata la successione, è stato sistematizzare queste immagini? Ce lo siamo chiesti spesso, perché siamo arrivati a più ormai di 5 milioni di persone che l'hanno visto, e ormai il documentario vive di vita propria, anche è stato tradotto in 6 lingue e continuano a aumentare il numero di spettatori e spettatrici. Io credo che attraverso il montaggio, l'aver messo insieme, no, assemblato quello che noi vediamo quotidianamente, ma a volte non coglie l'attenzione perché ci siamo abituati, no? Ci siamo abituati da 30 anni a vedere l'inammissibile, a vedere una ragazza che durante un programma televisivo viene issata come un prosciutto, denudata nei glutei, marchiata come se fosse un maiale. E quindi se lo vediamo all'interno di una trasmissione, mentre magari il bambino fa i compiti, io lavo i piatti, ci sfugge. E in quel modo abbiamo obbligato a prendere coscienza. E poi una cosa che dicono in pochi, ma di cui io sono consapevole, io ho usato noi. Io racconto, la mia è la voce narrante, e dico come abbiamo potuto accettare questa umiliazione, di che cosa abbiamo paura. Quindi non mi sono posta come giudicante, perché io mi sentivo anch'io in un qualche modo responsabile, no? Quindi questo noi ha tirato dentro altre persone. Andiamo a vederne insieme uno spezzone, in particolare estratto nella parte in cui parli di donne, televisione e chirurgia estetica. Non riusciamo a scorgere in TV una natura peculiare dell'essere femminile, un'identità nuova, originale, genuina, se non una in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. Quando una donna si fa vedere con tanti uomini, viene definita invece un'altra cosa. Ridotta e autoridottasi ad oggetto sessuale, impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta la competenza. Dei 45 muscoli facciali, a parte quelli necessari per masticare, baciare, odorare, soffiare, tutti gli altri servono per esprimere emozioni. Più articolato e complesso sarà il carattere, intendendo per carattere la nostra essenza più profonda, più individuale sarà l'espressione del volto. Cosa stanno nascondendo questi volti? Perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in TV? Perché non c'è più nessuna donna adulta che possa mostrare il suo volto? Perché questa umiliazione? Dobbiamo avere vergogna di mostrare la nostra faccia? Dover nascondere le nostre rughe, il passaggio del tempo che lascia le sue tracce sul nostro volto, è dunque una vergogna? Ennesimo sopruso a cui nessun uomo viene obbligato. Diceva Anna Magnani al truccatore che prima del ciak stava per coprirle le rughe del volto. Lasciamele tutte, non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele. Pierpaolo Pasolini aveva capito in anticipo che la televisione stava per distruggere la poetica potenzialmente espressa dal volto umano. Pasolini aveva un senso acuto della realtà del volto umano, come luogo di incontro di energie ineffabili che esplodono nell'espressione, cioè in qualche cosa di asimmetrico, di individuale, di impuro, di composito, insomma il contrario del tipico. Questo è il corpo delle donne, che ricordiamo si può vedere interamente in rete. Lorella, guardando queste immagini, una domanda, un altro tipo di donna che comunque c'è in televisione, competenti, identità forte, sto pensando alla Gabanelli, la Gruber, l'Annunziata, non bastano queste figure per sopperire al cliché classico invece della valletta bella e muta? No,
non bastano, perché prima di tutto, se anche noi volessimo contare, quasi fare il minutaggio, la quantità di proposte femminili che io ho definito nel documentario grechine, le grechine erano quegli elementi decorativi che si faceva quando eravamo piccoli, è infinitamente maggiore. E poi noi dobbiamo anche pensare che quello che cambierebbe veramente la percezione della donna in TV è inserire donne autorevoli, che non vuol dire noiose, nei programmi di intrattenimento. È lì che si cambia, perché purtroppo Report è una trasmissione bellissima che io guardo sempre, ma che ha un target di cultura elevata. Il vero cambiamento lo ottieni quando inserisci donne che hanno una personalità, che parlano anche di intrattenimento, ma nei programmi che guardano tutti, così cambi il mondo, no? Altrimenti solo chi ha già cultura si nutre di figure alte, e questo però non è fare divulgazione. Tu non ti nascondi, quindi fai anche nomi e cognomi. C'è un programma che secondo te tratta bene, tra virgolette, le donne proprio come esempio? Volendo fare un esempio di programma che è riuscito a parlare in modo diverso delle donne, pur essendo un programma giudicato pop, popolare, è stato l'ultimo programma di Fiorello, il più grande spettacolo dopo il weekend, che io ho analizzato con il nostro metodo di analisi Nuovi Occhi per i Media, e ho voluto proprio usare un programma popolare, perché altrimenti torniamo al discorso da Gabbanelli, che è bravissima ma ha una nicchia. E Fiorello in quel programma ha invitato la nazionale di pallavolo femminile, quindi la nostra nazionale è la migliore del mondo, sono le campionesse del mondo, e io mi ero accorta che tutte le volte che vengono invitate anche dai programmi sportivi, essendo ragazze molto belle, vengono inquadrate come oggetti, no? E dimenticando che sono le più brave del mondo. Mentre nello spettacolo di Fiorello le ha invitate, non ci sono mai state riprese offensive, mai riprese oggettivizzanti, le ha trattate da campionesse del mondo, dando loro il palcoscenico, ha giocato con loro, le ragazze erano in minigonna, ma la telecamera non le ha oggettivizzate. Questo è stato importantissimo, perché 10 milioni di spettatori e spettatrici, le ragazze a casa cosa pensano? Si può essere belle, si può essere trattate come delle grandi campionesse, quindi ci può essere l'impegno come valore. La puntata dopo ha invitato Elisa, grande performer che tutto il mondo ci invidia, probabilmente dietro le quinte Fiorello aveva scoperto che Elisa è anche una grande comica, ma se tu non fai da maieuta nessuno lo scoprirà mai, quindi gli ha dato il palcoscenico, gli ha dato la battuta. Evapora. Cioè smamma, hai capito? Smamma evapora. Ok, dust it off. Ok. Dust it off, allora, your facciamo shoulders. Una cosa, facciamo una cosa, tu fai la vocalist e io faccio il vocalist. Sapete, i vocalist delle discoteche hanno un testo incredibile, testi difficilissimi. Uno è sulle mani, un altro è pa pa panico, pa pa panico, paura, paura, pa pa panico, paura, paura. Okay? Grande insegnamento. Io sono una ragazzina, sono a casa, Elisa è giovane, è carina, ma non è come dire famosa per il suo sex appeal. E è riuscita a tenere l'attenzione con la sua bravura, la sua comicità di 10 milioni di persone. Ecco, questo è un bell'uso, diciamo, dei soggetti femminili nelle trasmissioni. Andiamo a scuola? Anche oggi con noi ragazzi del Liceo Artistico Ripetta di Roma che hanno preparato una domanda per te. Non capisco perché la donna deve essere sempre più scoperta rispetto all'uomo, perché se è coperta non mostra interesse. Fa quello non che le viene detto, ma magari indirettamente, magari ha paura di non emergere se è veramente se stessa e si assume dei comportamenti che la fanno risaltare di più. Dal punto di vista estetico. Sì, ma infatti anche questa qua secondo me è una condizione nella quale ti è messa la stessa donna. Anche. Cioè è una situazione comunque le dà dei vantaggi, dà dei vantaggi anche a lei, perché non è detto. Mi vengono in mente le giornaliste, cioè che
nonostante la loro preparazione, che siano donne colte, sì, sicuramente la loro preparazione dal punto di vista professionale, comunque devono sempre far ricorso ad un'immagine o ad un ritocco dal punto di vista, come sia trucco che sì, comunque anche molto più invasivo, come se avessero paura che la loro bravura non bastasse. Ma è quello che però ora i media ti impongono. Cioè, comunque è una situazione segregata dalla televisione. Cose per non essere omologate alle altre. E anche perché ormai la maggior parte delle donne che compaiono in televisione hanno soltanto il ruolo di contorno. Di valletta. Oppure è raro che magari di non fa far la presentatrice. Come dice la Zanardo nel documentario, di non far cambiare il canale agli uomini stressati che tornano dal lavoro la casa sera. Dal lavoro la sera, sì. Quante le donne sono vittime dei media e quanto complici? Questa è la domanda delle ragazze e dei ragazzi del liceo: vittime o complici? Ma né vittime né complici, bisogna un po' scindere. Spesso a scuola succede che le ragazze e i ragazzi mi dicano: ma perché tutto questo lavoro, in fondo nessuno obbliga, no? Queste donne, queste ragazze. Ma infatti il discorso che noi facciamo non è per salvaguardare la virtù o l'onore di una schedina o meteorina, ma noi stiamo facendo un discorso sui media, che è un discorso che sta a monte, cioè quello che noi mandiamo in onda viene visto da milioni di persone e crea dei modelli. Poi io ricordo sempre che per esempio alla BBC non si vede nemmeno una delle immagini mortificanti delle donne che vediamo da noi, ma non è che in Inghilterra non ci siano ragazze che per 3, 4, 5 mila euro a comparsata non si presterebbero a farlo, ci sono. Semplicemente è la televisione ad avere delle regole diverse, e le regole sono che non si mortificano i cittadini e le cittadine. Ecco, io partirei più da questo. Poi che ci siano delle donne o delle ragazze complici, come ci sono degli uomini complici, questo è sicuramente vero, no? Però ecco, il tema è che in televisione, in altre televisioni, per esempio alla BBC, ci sono delle regole, e una delle prime regole è non mortificare le spettatrici. Torniamo a scuola, e lo facciamo attraverso il video tratto dal tuo libro Senza chiedere il permesso. Andiamo a vedere un po' quello che succede quando fate gli incontri e quelle che sono le reazioni degli studenti. Scusi, ma ormai cosa si può fare? Potrei dire che tutto è partito da questa domanda di Massimo, 16 anni. Una scuola, una classe, uno studente che alza la mano e che mi interpella direttamente, come sono ancora capace di fare loro, senza giri di parole. Dopo aver messo online il documentario Il corpo delle donne, dopo aver ricevuto centinaia di inviti, sono partita per incontrare i tanti che, come Massimo, ci chiedevano di andare nelle scuole, in molte scuole in giro per l'Italia. E sulla strada il progetto ha cominciato a prendere forma. I ragazzi e le ragazze sono molto più europei, hanno modi e comportamenti più simili a un coetaneo di Berlino che a un uomo italiano di 20 anni più vecchio di loro. Hanno meno stereotipi e, se li hanno, sono anche disposti a metterli in discussione. Questa strumentalizzazione della donna, cioè, non vorrei poi si riflettesse anche nei rapporti personali, che quando uno veramente si trova tu per tu con una donna che si spoglia, cioè magari la propria ragazza, poi gli vengano a pensare a queste cose e che magari la voglia in questo modo, e quella sarebbe la cosa veramente più brutta. L'informazione è distorta, le mentalità è ovvio che siano distorte. L'informazione è sempre più manipolata e di parte. L'infotainment, cioè l'informazione spettacolo, proposto come fosse reale informazione, in un paese che è al 61esimo posto nella classifica mondiale della libertà di informazione. Cosa c'è di più urgente che occuparsi di media? Senza chiedere permesso, andare nelle scuole, portare consapevolezza, confronto, incontro, strumenti per guardarsi intorno. Tu hai detto: datemi 10 anni e posso cambiare le cose. Perché questa convinzione? Perché 10 anni? Ma anche qui sono stati i ragazzi e le ragazze a darmi questa idea. Ero in una scuola, si è alzata una ragazza bella, nel senso aperta, e ha alzato la mano e ha detto: senta, io cambierò il mondo. E da come l'ha detto io ci ho creduto, no? Perché quando una lo dice con questa consapevolezza,
però dice noi siamo ancora troppo giovani, abbiamo bisogno di voi, della sua generazione, che ci diate una mano per qualche anno, poi arriveremo noi. E mi è sembrato bellissimo, quasi un programma politico, molto, molto interessante, credo. E quindi 10 anni, perché io credo che bisogna anche avere il coraggio oggi di dire la verità. A chi ci promette cambiamenti in un mese, un anno, bisogna anche dire che sono dei bugiardi. I problemi culturali oggi in Italia sono molto forti, quindi 10 anni mi sembra un lasso di tempo in cui investire nella generazione dei ragazzi e ragazze che hanno adesso 14, 15, 16 anni, millennials, fare in modo che diventino adulti, noi adulti fare da ponte, gestire il loro passaggio sulle macerie che noi abbiamo contribuito a creare, e poi saranno loro. Sono assolutamente fiduciosa che questa generazione, quella dei millennial, sarà la generazione di svolta. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e preparare il terreno. E la rete potrà dare un forte contributo. Prima di tornare a parlare del tuo blog, ascoltiamo Gino Roncalli al momento dell'Elzeviro, e oggi ci parla di Twitter. Twitter viene spesso criticato e considerato come uno strumento di estrema semplificazione. L'idea di questi messaggini di non più di 140 caratteri sembra un'idea di semplificazione della realtà, il reale trasformato in minuscole frasi, in poche frasi. In realtà, se andiamo a guardare, Twitter non è necessariamente uno strumento di semplificazione, o meglio, nel corso del tempo Twitter ha sviluppato, accanto all'idea semplice del singolo messaggino di 140 caratteri, tutta una sorta di architettura che permette di concatenare, di collegare insieme più messaggi. E se andiamo a ben guardare, i messaggi di Twitter possono avere anche funzioni e scopi diversi, e in ciascuno di questi casi possono avere delle dimensioni corrispondenti alla funzione che devono avere. Per capire come funziona Twitter, quindi, è importante capire anche le diverse funzioni che possono avere i tweet, questi brevi cinguettii di testo. Innanzitutto c'è una possibile funzione di segnalazione di risorse, di articoli, di siti. E allora è chiaro che una segnalazione è naturalmente breve. Non è un problema che una segnalazione sia troppo breve, perché lo scopo della segnalazione è proprio quello di rimandare a qualcos'altro. La complessità, la struttura, l'argomentazione saranno nel qualcosa a cui la segnalazione si riferisce. C'è poi un altro scopo, che è quello di fornire informazioni e notizie in tempo reale. È il modo in cui Twitter è stato usato, per esempio, durante la primavera araba. In questo caso, a raggruppare insieme più tweet sono i cosiddetti hashtag, le cosiddette etichette precedute dal simbolo cancelletto. Ed è proprio questo hashtag, questa etichetta preceduta dal simbolo cancelletto, che consente, è lo strumento che consente di mettere insieme, di accorpare, di raccogliere più tweet. Quindi anche da questo punto di vista non c'è semplificazione, ma solo varietà di voci raccolte dall'etichetta. Infine la terza funzionalità, quella cosiddetta di backchannel. Twitter usato come strumento per commentare, condividere, discutere un altro evento che si sta svolgendo, una conferenza, una partita di calcio, un concerto. Anche in questo caso l'etichetta aiuta a tenere insieme i tweet che si riferiscono allo stesso tema. Twitter dal semplice al complesso, Twitter è uno dei tuoi strumenti? Sì, noi usiamo tantissimo, diciamo, i social network rispondono a esigenze diverse. Uh-huh. Con il blog, dove attraverso i post si ha tempo di approfondire, si fa innalzamento del livello di consapevolezza. Con Facebook si riesce ad arrivare a moltissime persone in poco tempo comunicando dei messaggi più sintetici. E Twitter bisogna saperlo usare, perché su Twitter, per chi lo conosce, ci sono anche un sacco di frasi ad effetto, gli hashtag senza senso, lo sappiamo, basta inventarsi la parolina del giorno, tutti al mare, diventa il leitmotiv della giornata, può essere una grande perdita di tempo. A chi ricorda, dice, ma la rivoluzione in araba, i ragazzi l'hanno fatta con Twitter, attenzione, Twitter serve a comunicare velocemente ed è grandioso in questo.
poi i cambiamenti si fanno facendo fatica, incontrandosi fisicamente. Quindi i social network sono incredibili per innalzare il livello di consapevolezza e per restare in comunicazione. Però io dico sempre, i veri cambiamenti poi si fanno incontrando fisicamente le persone. Ecco, bisogna fare entrambe le cose. Tra l'altro tu hai molte blogger che ti aiutano, però hai incontri con loro, ti seguono alle presentazioni, c'è proprio un contatto fisico, sì, che fa profondità, la profondità fa cambiamento. Certo, il cambiamento avviene dopo che c'è stato l'incontro reale, questo non si può fare a meno. Grazie davvero a Lorella Zanardo, saremo insieme anche domani quando parleremo di spettacolo, adesso invece Media Files, una puntata dedicata alla questione femminile in televisione.